Quando il cielo baciò la terra, nacque Maria. È come l'acqua che si diffonde in tutte le membra e le anime. È da carne inerte che siamo, diventiamo viva potenza. Sei la povertà e la ricchezza, il sogno e la contraddizione, la volontà di Dio e la volontà dell'uomo che tu educhi alla contemplazione. Il dolore è la tua casa. Maria, ci sono dei venti che germono e dividono le nostre piccole parti in tanti flagelli e ci rompono le ossa. E sono le tentazioni, i progetti sbagliati, le orme indisciplinate, i feretri dei morti che noi crediamo non abbiano resurrezione. Quanto è immodesto l'uomo che crede che l'inverno congeli tutto e non spera nella primavera. L'uomo beve il proprio odio come un buon vino e più odia e più si sente ebro, più abbandona. Il momento in cui i miei piedi toccarono terra, oh, io
cominciai a pensare di vederlo solo io. Ma non era possibile. Non era possibile, non poteva essere vero. Eppure, forse ci sono dei giorni in cui non ci fidiamo più della vista e confondiamo il sogno con la realtà. Ma quella era realtà. Passarono i giorni e capii che qualche cosa stava accadendo quando le altre fanciulle mi dissero che ci sarebbe stato un giorno in cui anche io avrei dovuto lasciare il tempio e che quel giorno era vicino. C'era infatti una grande folla, un'agitazione in quei giorni e quasi senza accorgermene una mattina mi trovai di fronte a molti uomini e li vidi avvicinarsi al sacerdote e consegnare a lui i loro bastoni. C'era un grande odore di incenso. Quello era il segno che il cuore del tempio batteva e che presto il sacerdote sarebbe tornato con il mantello con i 12 sonagli. Tornò in silenzio. C'era poca luce. Per il fumo denso dell'oblazione nessuno riconobbe il proprio bastone. E gli uomini erano lì, e uno solo rimase in disparte. Il sacerdote lo chiamò Giuseppe e lo fece avanzare verso i gradini. Quando stese la mano per riprendere il suo bastone, all'improvviso uscì fuori una colomba più bianca della neve, più luminosa del sole, della luna, e volò in alto e a lungo nella sommità del tempio e poi si lanciò verso i cieli. Somigliava tanto al fanciullo silenzioso mio compagno nelle ore di solitudine della mia infanzia. La stanza cambiò luce e io rimasi lì ad ascoltare. Disse parole antiche, ma io non le avevo mai sentite prima. Pensavo che fosse un sogno, un ricordo. Posai la brocca e quando le parole finirono non c'era più paura. E dissi sì. Tutto confuso si scordava
Siete voi, angeli, che persuadete l'uomo a diventare sogno, che spingete l'uomo verso l'amore. Ma l'uomo si ferma, guarda il proprio simile e prova la vecchia passione del suo principio. E lì l'uomo si perde. Allora voi irrorate le ali dell'innamorato di sangue e lo fate partire finché l'uomo procede verso la visione di Dio. Se l'uomo piange per amore, voi capite che ha sbagliato strada e lo togliete dal fango. Se l'uomo cerca lo spirito, voi sapete che sbaglia, perché lo spirito è l'eros di Dio. Se l'uomo cerca l'anima, voi lo abbattete, perché è un albero in più. Ma se l'uomo cerca il Signore, voi lo prendete per mano e lo portate via. Tanta nobiltà, che Dio ne pigliate cogenio la figura. Già su entro l'amore scimmio, che riscaldato della pace eterna tutto lo paradiso componio. Tu capo e nua, sina viva l'interno de caritate, in terra già immortale, fonte e speranza che tutto governa. Donna, se tanto ranna e tanto vale, che a chi mi grazia vola e a te ricorre, lo desiderio suo vola senza ale. La tua bontà non solo soccorre a chi è di manna. A tia si duna quanto ogni altra creatura di bontate. Chisto che dell'inferno e della luna e dello cielo un figlio che ha veduto la vita delle spirda d'una ad una, ti prega in grazia d'una civertute tanto, che lui chiavesse lo potere più d'auto
azzara addio pochi minuti. Ed io, chi mai desiderai vedere, chiude quanto per dirlo stai pregando priego, ed alle prieghe mie dona piacere. Priego, vaccio gli anelli allontananno della sua vita con le prieghe tue, che Dio vedesse senza velo e panno. I sacerdoti del Tempio ci chiamarono e non credevano alle nostre parole, ci dissero che avremmo dovuto bere l'acqua della prova del Signore, manifesta i peccati. E presala, il sacerdote la fece bere a Giuseppe e lo mandò verso la collina e tornò poi sano e salvo. La fece bere anche a me e anche io tornai sereno.